campo l'RVB Brixia Basket con il numero 2 Brooks Johnson, con il numero 5 Ramona Zambasoni, con il numero 7 Carlotta Zanardi, con il numero 8 Lorena Monna, con il numero 9 ufficiosa. Ovviamente poi toccherà agli arbitri ridare il possesso alla formazione, alle due squadre. Palla e allora in punta per andare a giocare il consegnato con Vittola. Gioco di blocchi per liberare proprio Romeo, non riceve l'esterna di Ragusa, riceve invece la numero 24 Hampton, che cerca e trova con un gioco alto basso via della numero 33 Enigue. Fortuna per Brix in questo momento, che è già dall'altra parte con Johnson. Romeo ancora da Hampton, dentro per Enigue, che si gira sul perno, cade. Siamo subito di là però con Romeo, che sfrutta il gioco 2, si alza da 3, non trova il canestro. C'è però il rimbalzo di Enigue, sia su come superare la difesa di Ragusa, Beppe, che su come provare a limitare Scarsi. Un ribaltamento forse un po' con sufficienza da parte di Molnar, che favorisce il recupero di Attola. La palla arriva invece sotto da Marta Scarsi. Si cerca di andare sotto da Enigue, che ribalta per Consolini. Movimento di palla veloce, ancora Ostarello, fuori per Romeo, dentro ancora per Enigue. Un gioco quasi che assomiglia al point 5 degli Spurs, per trovare organizzare il gioco delle compagne. Consegnato per Hampton, che attacca McRae, scarica per Enigue, finta di tiro, attacca, buona la difesa di Molnar, che la fa faticare, si butta in allungamento in sottomano. Quindi l'azione di Ragusa con Enigue, che cerca e trova da sotto. Mani chiama il gioco 2 con Enigue, gioco 2 che non si realizza, ma non porta vantaggio a Ragusa, ma non serve il vantaggio sul gioco 2. È la player ragionarci su. Sì, sicuramente il rimbalzo di Valli è stato poco apprezzato da Corsi Diamanti. Difesa, la palla premia Brixia con Johnson in transizione da 3. Ostarello cercava di andare dalla propria compagna da Enigue, non la trova. C'è però in contropiede su 2 per Johnson. 39-42 il parziale della partita sinora. La palla arriva da Dotto per Romeo, che si alza da 3 punti. A finire il quarto, la palla è nelle mani di Zanardi, che attacca Dotto, trova sotto McRae, la palla scivola, arriva da Valli, che si alza da 2 sulla sirena. Laura Valli, 2 punti. Finisce qui il primo tempo. Giovane, deve dire sì, hai ragione, appunto. Hampton che realizza il 2 su 2. 2 punti. Ah, ok. Penetrazione di Hampton, che con una magia riesce a trovare canestro sul lato opposto del campo. L'abitudine a questi ritmi. Non voglio fare paragoni azzardati, un certo Basile faceva queste cose e gli usciva piuttosto bene. Come? Marcata forte da Valli, Dotto a giocare a 2 con Vittola. Cambio accettato da Marta Scarsi. La palla arriva sotto proprio da Vittola, marcata da Valli, differenza di centimetri che premia. Da colmare, il divario da colmare è ampio, non è impossibile. Poi nelle mani di Zanardi, Zanardi gioca a 2 con Scarsi, va ancora da Valli in angolo, che questa volta prende il tempo. Subito proprio Molnar a lottare contro Enigue, un duello affascinante tra le due, non serve però. Apprezzabile il fatto che ci abbiano provato. Così è. Sicuramente apprezzato Molnar, che non riesce a realizzare, e la stessa Molnar a trovare il rimbalzo, a riaprire per Zanardi, che si alza in fondo e non molla ancora. Tommasoni, che pressa fortemente Attura, la quale riesce a rompere il raddoppio su Piccarola, a trovare Vittola sotto canestro. Poco da fare per la difesa bresciana. Difesa di Tommasoni, finisce qui, qua la prima casalinga per Brixia. Ragusa 83, 65 Brixia, 83 Ragusa. Una partita che un risultato, Beppe, che non rispecchia la prima metà di gara.